Quest'anno WTM 2022 parte alla grande, abbiamo più di 300 aziende che faranno qui per due giorni, molti B2B tra di loro, ci saranno convegni sulle nuove tecnologie, quindi l'automotive è di nuovo protagonista qui a Torino, e non solo l'automotive ma la mobilità in generale. La Camera di Commercio supporta automotive WTM fin dall'inizio, dal 2018, siamo molto contenti di avere questa vetrina in questo momento così cruciale per questo settore. Come sapete, la grande trasformazione tecnologica che sta investendo la filiera dell'automotive arriverà anche nel nostro territorio, sta già arrivando, dobbiamo essere preparati, le nostre aziende dovranno essere preparate per cogliere questa opportunità, il salto tecnologico. Ci saranno degli impatti sicuramente, ma insieme a tutti gli stakeholder e l'ecosistema cercheremo veramente di supportare le nostre aziende e supportare anche gli oltre 60.000 lavoratori che sono coinvolti nelle nostre imprese. Questo è un ruolo che abbiamo come Camera di Commercio, che dobbiamo fare al meglio insieme alla Regione, insieme alla città, insieme anche al Governo che finalmente ha avuto più ascolto da questo settore che rappresenta veramente una parte importante della produzione industriale italiana, perché c'è bisogno di una politica industriale a livello nazionale, a livello europeo. Una grande trasformazione che vedrà l'elettrificazione del settore dell'auto, delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, e quindi sono veramente aspetti che vanno sviluppati con obiettivi e politiche industriali serie di medio-lungo periodo.